Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Omori. Dunque, il da farsi ora è piuttosto semplice. Dobbiamo andare da Basil. E il pianoforte, ora non si triggerà nessuna scena col pianoforte? No. Vai, andiamo a vedere come sta Basil. Ormai sarà tornato dall'ospedale. Che per fortuna. Oh mio Dio, ma è la nonna? Ma era la nonna di Basil. Ok, cioè no, no però. Vediamo un po'. Ah, oh, grazie a cielo siete tornati. Qualcosa non va? Beh, Basil è tornato a casa ma non mi vuole parlare. Capisco. Possiamo fare qualcosa per aiutarti? Non saprei. Appena tornato è corso direttamente nella sua stanza chiudendo la porta a chiave. Ancora non mi hanno chiamato dall'ospedale, ma penso proprio che c'entri sua nonna. So che forse ha soltanto bisogno di stare un po' da solo, ma non so. Ok, gli parliamo noi allora, dai. A meno che quella che abbiamo visto non fosse l'anima della nonna. Tra tutte le cose che abbiamo visto, forse è quella meno strana. Anche se però tutto il resto era frutto della mente di Omori. Oh, Sunny, comunque. Vediamo un po'. Ciao Basil, sono Hiro. Sono qui con Kel, Aubrey e Sunny. Siamo venuti a trovarti. Possiamo aiutarti? Volevamo solo dirti che siamo tutti qui per te. Facci sapere se hai bisogno di qualcosa, ok? Forse dovremmo lasciarlo stare. Possiamo vedere se più tardi si sente meglio. Mi dispiace avervi disturbato. Non fate troppi problemi, vedrai che prima o poi uscirà dalla sua stanza. Se ho imparato qualcosa in questi ultimi giorni è che ci vuole tempo per comprendere gli altri. Ed è molto importante non lasciare indietro nessuno. Ehi, Basil, sono Aubrey. Mi dispiace tantissimo e ti chiedo scusa per come ti ho trattato. Se ci sei, rispondi. Vogliamo solo sapere se stai bene. Dobbiamo restare qui. Dobbiamo farlo per lui. Assolutamente. Abbiamo commesso l'errore di allontanarci a vicenda proprio nei momenti più duri, quando avevamo bisogno l'uno dell'altro, ma questa volta rimarremo uniti. Polly, potremmo dormire qui stanotte? Oh, siete così dolci. Ovvio che potete. Penso gli farebbe piacere. Ci tiene veramente molto a voi. Splendido! Io mi prendo il divano! Wow, che rapidità! Ok, visto che Kerry vuole dormire sul divano, tutti gli altri possono prendere un piumone. Ne abbiamo un sacco. Vado a prenderveli. Un piumone? Forse intendeva tipo un futon? Ehi, perché devi dormire tu sul divano? Beh, semplice. Sono state più veloce. Oddio, che botta. Aia, mi hai fatto male! Quindi, così? Semplice? Passiamo del tempo con i nostri amici allora. Ecco Polly. Ehi Sunny, so che probabilmente non ti immaginavi un'ultima notte come questa, ma ricordati che anche se domani ti trasferirai, noi rimarremo amici per sempre. Ah, wow, Hiro, quanto sei dolcinato. Ehi, ho solo detto quello che penso. Classico di Hiro, è sempre stato un patatone, proprio come te, Aubrey. Che hai detto, scusa? È bello poter passare ancora del tempo assieme. Sono stato così impegnato. Non ho avuto nemmeno tempo per trovarmi degli amici. Beh, guardala così. Se ti dovessi sentire solo, potrei contare sul nostro supporto. Almeno quello non dovrei cercarlo, visto che l'hai già. Visto? L'avevo detto io. Guarda chi fa la patatona ora. Però sì, hai ragione. Sono certo che ci saremo sempre l'uno per l'altro. Proprio come sono certo che Mari sia ancora qui con noi.
Sai, Sunny, spero di poter vedere Basil prima che te ne vada. Sarebbe bello se potessimo salutarci come si deve. Già. Ragazzi, che giornata, ho un sonno pazzesco. Ma che, si è già addormentato? Già, il solito Kel. Bello vedere che certe cose rimangono tali. Ehi, Sunny, grazie di tutto. Non oso immaginare quanto possa essere stato difficile uscire di casa. Devi avere una gran forza di volontà, non è da tutti. Domani è grande giorno. Spero tu non sia preoccupato per il trasloco. Vedrai che te la caverai senza problemi. Andrà tutto bene. Devi solo rimanere positivo. Sì, andrà tutto bene. Ehi, dopo che ti sarai trasferito, dovresti tipo venire a trovarci ogni tanto, ecco. Esatto, così possiamo stare tutti assieme. Possiamo andare da Hobbies al parco, o in spiaggia. Anche se dovessi rimanere a casa a guardarci un po' di TV non sarebbe male, chi lo sa? Cavoli, sì, sarebbe bello. Posso invitare anche i miei nuovi amici? Certo che sì, non dovresti nemmeno chiederlo. Più siamo meglio è, o sbaglio? E dai, ragazzi, è ora di dormire. Concordo in pieno. Buonanotte, ragazzi. Notte, Kel. Sogni d'oro, Aubrey. Buon riposo, Sunny. Domani mattina avrai parecchio da fare. Potrò mai perdonarlo per cosa? Non è la prima volta che c'è una frase del genere. Oi oi. Ah, posso muovermi? Oddio, dove sono? Ah. Nient'altro che statico. L'album da disegno. Ok, sfogliamo l'album. Ah, solo la prima pagina è colorata stavolta. Colorata, sì, c'è qualcosa, diciamo. Fazzoletti. Ok. Ah, posso interagire con la lampadina nera? Distruggiamola. Ok. Non possiamo scappare. Abilità calma. A meno che stavolta non dobbiamo proprio lottare il qualcosa. Vediamo che fa. Qualcosa trascina Sunny nelle tenebre. Uia. Ah, no, mi ha attaccato ancora. Altri danni. Attacco ed è inefficace. Qualcosa provoca Sunny mentre cade. Mi calmo. Ma sono ancora. Ah, ok, ora sono neutrale. In teoria era sempre usare la nuova abilità che acquisivo per combattere il qualcosa di turno. Eccolo qua. Va bene, non è un problema. Ah, devo fare concentra ora. Va bene, prima mi calmo, poi faccio concentra.
Combattiamo ancora col concentra. Ah, ecco un altro nemico. Oh, wow. Prima recuperiamo un po' di salute e poi facciamo persisti. Questo qualcosa non mi ricordo di averlo affrontato. Questi rovi, queste radici, non mi ricordo proprio. Oh cavoli! Cosa? Cos'è? Qualcosa. Sì, ma non è qualcosa quello. Vi ricordate dello scorso episodio quando ho detto che Mari potrebbe aver usato la corda? Beh, mi sa che era. Ti manca il respiro. Persisti, non posso fare altro. Le tue dita non smettono di tremare. Andiamo ancora con persisti. Senti un peso sullo stomaco. Il tuo respiro inizia a stabilizzarsi. Anche il tuo battito inizia a stabilizzarsi. Quindi Sunny ha visto quello che è successo a Mari, cioè l'ha vista quando era rimasta. Wow. Raccogli tutto il tuo coraggio e impari a superare. Ah, quindi. Ha raggiunto l'ultimo stadio del cordoglio? Cioè, quindi finalmente si è liberato di questo peso, di questa oppressione? Sì, o meglio, l'ultimo stadio del lutto, non del cordoglio, ma comunque il senso era quello. Ho ottenuto una lampadina bianca. Chissà dove sono. Allora, è chiaro che devo andare avanti, però perciò vado avanti visto che giù c'è solo una luce chiara. Magari mi perdo qualcosa, sicuramente. Un albero nero. Di paesaggio ce n'è poco. Allora, quello è sicuramente il baule dei giochi di Sunny. Dicevo, il paesaggio ce n'è poco da osservare. Ecco, forse ora ce n'è qualcosa di. Basil. Allora, tiro una salvata per sicurezza. Parliamo con Basil. Sunny, finalmente sei qui. Ho sempre sperato che tu tornassi da me, ma forse ormai è troppo tardi. La verità su quel giorno sarà difficile da accettare. Ok. Quando la vedrai, dovrai essere forte. E se puoi, per favore, perdonami. Oh mio Dio. No. L'ha uccisa. No, non può essere che l'ha uccisa lui, dai. Sarebbe troppo strano. Per quale motivo? Ok. Ah, questo. No, mi sembrava il baule, ma no, mi sbaglio. Allora, cosa c'è qui? Una foto. Ah, ok, allora. Ok, non ho altro. Aspetta! Mi è sembrato che.
No, 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 aspetta. Ma stanno portando qualcuno? Cioè, c'è qualcuno che tiene le gambe a qualcosa. È Sunny che tiene le gambe di qualcosa. No. Ragazzi. A parte che qui c'era Mari, forse, ma non ci ho parlato. Ok, questi sono Sunny, Mari, la mamma e il papà, che il papà è scomparso, non si sa che fine ha fatto. Qui non ci possiamo andare. Un inquietante bagliore rosso. Ti senti stranamente attratto da esso, che non è la prima volta che un bagliore rosso ci attrae. Santo cielo! Ok, vedi quattro ragazzi salire una scala per raggiungere lo spazio, siamo noi. Vedi cinque ragazzi fare un picnic. Cinque solo. Vedi quattro ragazzi usare un ascensore. Quattro ragazzi parlare a una balena. Sì, quello che è successo a noi praticamente, le nostre avventure. Tre ragazzi e un toast. Quattro ragazzi parlare a una statua gigante. Quattro ragazzi giocare. No, giocare. Quattro ragazzi guidare un carrello da miniera. Ma tutte queste persone respirano regolarmente? Sì, forse devo trovarne una che respira in maniera irregolare. No, tutte quante respirano. Ma quante ce ne sono? Ah, c'è una foto qui. Non si capisce bene. Però dopo l'ultima che ho visto, penso di capire bene o male quello che sta succedendo. E non mi piace affatto dove stiamo andando a parare. Ah, ci sono delle. Oh, cavoli. È quella sicuramente Mari, morta. Ma dove si trova? Quattro letti vuoti. 5, 6. Ma stanno scomparendo? Ma stanno scomparendo le persone? Perché? Ah, c'è un'altra foto qui, è comparsa. Mannaggia. Forse devo aspettare un altro. Oh. Oh! Attenzione! Questa persona non respira. Ok, questo sono io. Aspetta, prima di andare avanti, la porta è chiusa. A parte che noi abbiamo un orecchio rosso, non capisco perché. Forse sì, è semplicemente insanguinato. È chiaramente. Oh mio Dio. È chiaramente successo qualcosa tra Sunny me. È chiaramente successo qualcosa tra Sunny, Mari e Basil. Ah, non me l'ha fatta mettere questa? E Mari. Ma è caduto dalle scale. L'ho presa senza rifletterci, ma c'era qualcosa. Ok, allora, a parte che sono insanguinato marcio. Questa persona non respira. Sandy, non preoccuparti. Andrà tutto bene. Non credo, amico mio. Ma questo è Mari. Il calendario di Mari oggi è il giorno del concerto. Devo uscire? Prova ad uscire. Abbiamo fatto peggio.
Ah, ma ci sono altre foto qui. Ok, è chiaro che... capperi! Oh, caspita! Cacchio è successo? A parte che ci stanno scomparendo le dita. No, praticamente... Allora, Mari è caduta ed è morta? Per la caduta. Violino distrutto di Sunny. Che è successo? Noi siamo praticamente devastati in questo momento. Non abbiamo più una mano, le dita di una mano più che altro. Siamo circondati da una miriade di strumenti in tutte le direzioni. E c'è una foto qui. Va bene. Possibile che Mari sia semplicemente caduta dalle scale? Quindi praticamente... Oh, cavoli. Sunny la spinge. Ho paura. Ho paura, ho paura, ho paura. Possibile che Sunny l'abbia spinta giù dalle scale? Ma allora perché far vedere che era in... Insomma, ci siamo capiti, no? Ah, vuoi avvitare la lampadina? Ok. Non c'era molto altro che si potesse fare. Va bene, ormai sì, non mi inquieta più sta roba. Ah, posso sedermi? No! Ah! Ok, ho capito. Ci ha fatto vedere. Dicevo, ci ha fatto vedere com'era la stanza senza tutte le foto scarabocchiate. Quindi Sunny ha spinto giù Mari dalle scale. Ma perché? È stato sicuramente un incidente, non può averlo fatto per rabbia o per altro. Ah, ok, qui sono al menu qui. Dunque, qualche pagina l'abbiamo completata. Quindi ora troviamo delle foto, le continuiamo a mettere e si apre il cancello per andare avanti. Allora, è chiaro che Mari fosse appesa all'albero. Hanno usato la corda per saltare? Sul serio? L'albero, la corda, stanno facendo un nodo? Oh no, praticamente... Oh cavoli. Praticamente hanno finto il suicidio di Mari. A quanto pare. Ma perché? Ma è stato un incidente, potevano semplicemente dirlo. Cioè, se è stato un incidente, certo. Vabbè, comunque sia, penso che ora avremo le risposte che cerchiamo dall'inizio.
Il baule dei giocattoli. Penso che manchi solo una foto ora. Ce le fa vedere tutte. Sanni ha spinto Mari. Caduta. L'hanno portata sul letto. Però poi. L'hanno portata sul giardino. E l'hanno appesa con la corda per saltare. Oh, questa è l'ultima. Allora, concludo qui il video. Perché c'è stata davvero tanta roba, ragazzi. Preferisco concluderlo qui e finire con il prossimo episodio, lungo, corto, com'è, non importa. Io vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima.